Ciao fanciulle, bentornate sul mio canale. Oggi vi voglio parlare delle matite colorate, in questo caso di una matita verde bosco. Intanto, per chi non mi conoscesse ancora, io sono Laura Mistretta e sono make-up artist da 15 anni. Qua a fianco a me ho Priscilla che mi sta facendo cadere tutto il set, ma io tengo in mano la fotocamera che forse è meglio. No? Ok, vado avanti. Oggi vi volevo parlare delle matite colorate. Perché mi è venuto in mente di fare questo brevissimo video? Perché ieri, facendo un corso ad una mia cliente, ha fatto un corso con me su come imparare a truccarsi per valorizzare i suoi lineamenti, mi chiedeva proprio: ma secondo te io quale matita colorata potrei usare per, che vada bene con i miei colori? Io le ho consigliato, per non sbagliare, la matita verdone. La matita verdone, in questo caso ve la faccio vedere, è molto bella, eccola qui, è un bellissimo verde bosco. Ho scritto un po' così perché ho scritto senza guardare. Perché gli ho consigliato ovviamente la matita verdone? Ovviamente insieme alla nera, che è un classico, e alla classica marrone. Perché è un colore che va bene su quasi tutti gli occhi castani, su tutti gli occhi chiari, sia azzurri che verdi, anche se a me non piace tantissimo l'effetto occhio chiaro con la matita dello stesso colore, però si fa tranquillamente, magari mettendo tanto mascara per fare il contrasto. È appunto un colore che va bene, secondo me, anche per chi ha gli occhi grigi, quindi per una molteplice... per una varietà di persone molto grande. In questo caso poi io l'ho utilizzata per il mio trucco mettendola solo nella rima inferiore, quindi si può giocare anche così con le matite colorate, non per forza devono bordare tutto l'occhio. Io ho messo una matita nera con l'ombretto verde al di sopra e la matita, questa matita verdone, al di sotto dell'occhio. La stessa cosa potete fare con la matita blu, ad esempio, se non volete subito un impatto molto forte, quindi metterla solo o nella parte sopra o nella parte sotto e sfumarla. Questa mi piace molto, è nuovamente di Bottega Verde perché è il regalo insieme alla palettina, quindi dell'altro video che ho fatto della palette di Bottega Verde. È un regalo da parte di mia mamma, che mi ha fatto la palettina con questa matita, e devo dire che è molto valida, molto morbida e long lasting, non sbava, mi piace veramente tanto. Della stessa linea ho comprato anche la blu proprio perché mi piaceva la formula. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, così non vi perdete nessuno dei miei video, di mettere un pollice in su per supportarmi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!